Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno e ben collegati. Quest'oggi affrontiamo un tema interessante, come vedremo nell'arco, insomma, delle diverse presentazioni che si susseguiranno. Un tema che è denso di iniziative, di contenuti, di progetti, di programmi, ed è il tema che ruota intorno alla tecnologia 4.0 e all'agricoltura biologica. Il nostro incontro si apre con alcuni saluti da parte di alcuni attori importanti di questo tema. Il primo intervento di apertura dei lavori è di Marco Carrara, che è direttore del Codima, al quale lascio la parola per aprire i nostri lavori. Prego, Marco. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo importante appuntamento. Io sono Marco Carrara, direttore del Codima, e ritengo sia utile a tutti voi che mi presenti e presenti cosa fa il Codima. Il Codima da 40 anni, chiaramente il Codima è un consorzio di difesa, e da 40 anni si occupa di assicurazioni agricole in ambito agevolato. Abbiamo una base associativa molto importante, di 5.000 associati. Ogni anno mettiamo in copertura e tuteliamo le imprese agricole per quasi 500 milioni di euro di valori assicurati, sia per il comparto vegetale, per il comparto animale e per le strutture. Chiaramente abbiamo un ruolo molto importante anche a livello territoriale, e storicamente, unitamente all'attività di gestione del rischio, ci siamo sempre occupati degli aspetti anche di natura tecnica del mondo agricolo. La nostra storia è stata caratterizzata da una serie molto lunga di progetti che hanno abbracciato un po' tutti gli ambiti del comparto agricolo. Ci siamo occupati di rimozioni di tetti in amianto, ci occupiamo da oltre 30 anni del servizio agrometeorologico provinciale, ci siamo occupati di stilare il bollettino fitosanitario per la provincia di Mantova. Quindi da sempre ci occupiamo di tematiche che possono avere un impatto significativo per quanto riguarda il mondo agricolo. In ultimo, abbiamo sviluppato un'app totalmente gratuita e diciamo disponibile a tutti gli agricoltori lombardi, che consente di avere previsioni meteorologiche puntuali, consente di censire le posizioni relative ai propri piazzamenti e consente di monitorare per avere degli alert qualora si verifichino delle perturbazioni che possono comportare dinamiche sfavorevoli alle imprese agricole. E quindi, in ultimo, ci siamo attivati per questo progetto, che è stato sviluppato assieme ad alcuni importanti partner come CSMT e l'azienda agricola Morenica. E quindi questo nuovo progetto interessa il mondo vitivinicolo. Il mondo vitivinicolo chiaramente è un comparto importantissimo, soprattutto in Lombardia, vi do solamente un numero. Diciamo, a livello di export, il comparto vitivinicolo lombardo conta circa 300 milioni di euro l'anno di esportazioni, quindi un settore di eccellenza del comparto agricolo che chiaramente ci ha spinto ad attivare questo progetto. Chiaramente stiamo parlando dell'eccellenza come comparto nel settore agroalimentare, e riteniamo che chiaramente un settore di eccellenza debba necessitare anche di strumentazione tecnologica di eccellenza. E quindi ci siamo attivati per portare avanti questo progetto. Chiaramente il progetto è interconnesso fortemente con quelli che sono i cambiamenti climatici. Voi tutti bene conoscete, diciamo, come si sta sviluppando purtroppo i fenomeni del cambiamento climatico. Stanno comportando danni enormi al comparto agricolo, e diciamo non solo il cambiamento climatico, ma anche l'insorgere di nuove fitopatie, nonché di insetti che prima non erano presenti nel nostro territorio. E quindi l'obiettivo di questo progetto si pone anche di cercare di migliorare le condizioni fisiopatologiche del vigneto con un approccio sempre più tecnologico. Inizialmente, prima nella presentazione, si parlava di agricoltura 4.0, e appunto l'approccio che vogliamo tenere in questo, insomma, importante progetto è sviluppare il più possibile nel comparto del vitivinicolo quelle che sono le strategie dell'agricoltura 4.0, quindi utilizzare sensori ad alta definizione, elaborare i dati e analizzarli, e chiaramente interconnettere le due cose per cercare di strutturare un progetto che possa dare benefici economici, sia benefici economici che benefici ambientali al comparto vitivinicolo. Io chiuderei qui con questo breve saluto e passo la parola a chi succederà nel mio intervento.
Benissimo, grazie Marco, grazie per aver introdotto alcuni elementi delle iniziative progettuali che saranno oggetto della nostra conversazione di oggi, poi saranno poi descritte con maggiore dettaglio da Anna Frascarolo. Un altro attore importante diciamo delle iniziative Around the Ground, dei progetti che vengono promossi all'interno di queste iniziative, è la Coldiretti di Brescia, Mauro Belloli è il vice direttore e a lui adesso la parola per sottolineare, insomma, il supporto che Coldiretti e l'interesse che Coldiretti ha rispetto a questo tipo di iniziative. Prego, Auro. Sì, grazie Alberto, grazie, buongiorno a tutti, porto chiaramente i saluti di Coldiretti Brescia a questo importante appuntamento che costituisce uno degli appuntamenti che insieme a questi anni abbiamo costruito, immagino che ne costruiremo altri, dirci che ci auguriamo in presenza è ovvio, ma al momento dobbiamo fare di necessità virtù. Intervento davvero solo un breve saluto e anche un accenno a quello che sono stati i motivi ispiratori di questo percorso. Per curiosità sono andato a rivedermi gli appunti iniziali di questa avventura che con vari attori abbiamo iniziato qualche anno fa, nel 2018, e poi altri attori se ne sono aggiunti perché i primi ragionamenti li abbiamo fatti con Fondifesa, con Fasternet, coinvolgendo Inexcap, coinvolgendo tre aziende che hanno fatto per noi già un importante riferimento, tre aziende per il progetto pilota che ringrazio fin da subito, che sono Perla Vergarda, Giovanna Prandini, che poi ci racconterà la sua esperienza, ma abbiamo coinvolto anche l'azienda Veroldi, l'azienda Uberti. Dicevo, sono andato un attimino a vedermi quello che è stato il protocollo d'intesa iniziale firmato, l'accordo di collaborazione, torno a dire, con gli attori iniziali, quali poi se ne sono aggiunti altri, tutti di prestigio e di interesse perché possono collaborare. Ovviamente cito CSMT, ma cito anche Codima che ha contribuito e altri che magari dimentico e me ne scuso, però tutti attori che appunto puntano a questo progetto di attenzione a quelle che sono le tecnologie 4.0. Dicevo, in questo protocollo d'intesa ho trovato parole che magari 2 o 3 anni fa, almeno con diretti, usavamo un po' poco, ma che adesso usiamo nel gergo comune, perché ormai sono diventate importanti per quella che è l'attività normale di Coldiretti. Si parlava di innovazione, di percorso innovativo, questo è un esempio di percorso innovativo, si parlava di sostenibilità, ormai sapete e sappiamo tutti quanto questo termine è usato, alcune volte anche abusato, ma questo è un altro discorso, ma quanto il termine sostenibilità sia usato in questo momento, abbiamo usato anche in questo protocollo di anche di cercare di raggiungere un'efficienza economica e una redditività per le nostre imprese, perché è chiaro che non ci nascondiamo che uno dei punti di arrivo per dimostrare se questo progetto pilota può essere poi esteso a tutte le aziende interessate, è chiaro che deve essere anche quello del discorso della redditività e della cosiddetta sostenibilità economica. Per cui ancora un ringraziamento per questa occasione di incontro e di confronto, la quale mi auguro e spero, anzi sono sicuro, che escono degli elementi importanti per far sì che questo progetto ormai non sia più pilota, ma che con tutti gli attori appunto che ruotano attorno possa diventare un progetto strutturale. Spendo 30 secondi nell'altra mia veste, perché vedo la locandina, viene citato anche il GAL Garda e Colli Mantovani, a tempo perso sono anche amministratore unico del GAL, ecco, mi fa piacere anche essere riusciti come GAL a dare un piccolo contributo nel rispetto delle regole, ovviamente nel rispetto delle varie misure del PSR e del PSL, ad essere riusciti a contribuire a far sì che questo progetto possa essere divulgato anche sul territorio. Per cui anche come GAL porto un saluto e un augurio di buon lavoro per il pomeriggio. Grazie. Benissimo, grazie Mauro. Adesso a me spetta il compito di dire due brevi parole per introdurre il contenuto dell'incontro di oggi, che è un po' la presentazione dei progetti che vengono oggi descritti e anche un'identificazione un po' più chiara, un po' più ampia di quanto è già stato anticipato dai due interventi di apertura e che riguardano un po' l'ambito che ha promosso questa iniziativa. Io sono Alberto Bonetti, io sono responsabile in CSMT gestione di un'area che si occupa di project funding. Sono molto lieto di accompagnare questo evento per CSMT, che è un centro di ricerca, un polo tecnologico non profit, che ha l'obiettivo e ha la missione soprattutto di accompagnare l'innovazione. I temi di cui parliamo oggi sono fortemente
in linea con gli interessi e con la missione di CSMT. Oggi parliamo di innovazione, questo senza dubbio, lo sentiremo da Giancarlo Turati, lo sentiremo anche da Giovanna Prandini come testimonianza dell'attività finale, così come da Stefano Toni, Nelly di Condifesa, per quanto riguarda l'utilizzo, insomma, dei dati. Scopriremo che si parla di innovazione, sì, ma soprattutto un'innovazione, come diceva Bellolio, di tipo sostenibile. Si parla anche di ambiente, quindi mettiamo insieme due elementi che per tutti noi sono molto importanti e per CSMT sono di grandissimo stimolo, quindi innovare nello stesso tempo facendolo con tecnologie che sono attente alle sfide sociali, all'ambiente e alla sostenibilità. Parleremo anche di finanziamenti, che è l'ambito del quale mi occupo in modo particolare, proprio per cercare dove ci sono delle sfide importanti che hanno bisogno, insomma, di essere dimostrate nella loro efficacia, efficienza e sostenibilità, così come già commentato da Belloli. Troviamo molto confacente la possibilità di cercare di sfruttare delle linee di finanziamento. Questi progetti che verranno presentati tra un attimo da Anna Frascarolo hanno meritato e ottenuto supporto dal GAL e altri ne stiamo presentando, lo menzioneremo. Quindi gli attori dei quali ora sono evidenti i logo sullo schermo, che tra poco verranno richiamati da Anna Frascarolo, sono attori che sono fortemente attivi anche in ambito progettuale, anche in ambito di finanziamento in altri fronti. Abbiamo presentato dei progetti live molto importanti anche con A2A Smart City, con Fasternet, con Condifesa. Abbiamo il supporto fattivo di Nexhub, oltre che di Coldiretti. Ci stiamo presentando e stiamo anche valutando ulteriori opportunità. Le opportunità di finanziamento sono appunto, diciamo, delle chiavi utili per accelerare un progresso di innovazione che è senza dubbio importante e chiave in questo tipo di ambito. Io non andrei oltre, lascerei allora la parola a Anna Frascarolo di CSMT, sempre della nostra sezione di project funding, che ci introduce in modo un po' più particolare i progetti di cui parleremo oggi. Prego, Anna. Buongiorno a tutti, vedete il mio schermo, giusto? Sì. Perfetto. Il mio è un intervento introduttivo in cui andrò a descrivere l'ambito in cui nasce questo evento. È stato introdotto dalle persone che hanno fatto i saluti, ma vedrò di dare un quadro più generale. Descriverò poi il ruolo che ha CSMT, che io qui oggi rappresento nell'ambito di questa iniziativa, e andrò a descrivervi quelli che sono i primi progetti che sono stati finanziati nell'ambito dell'iniziativa Around the Ground. Due parole per dire che cos'è Around the Ground. Around the Ground è un'iniziativa partita nel 2019 in seguito a delle prime collaborazioni che ci sono state fra alcuni partner importanti del nostro territorio, quindi Coldiretti Brescia, Condifesa, Fasternet, Nexhub, Kobo, CSMT e A2A Smart City. Quindi attori molto diversi fra di loro che hanno dei campi di operatività apparentemente anche molto distanti, che hanno deciso di collaborare e mettersi insieme proprio per condividere, convogliare le diverse competenze e riuscire a supportare le imprese del mondo agricolo in un processo di innovazione e digitalizzazione. Come con le tecnologie 4.0 che poi i relatori che mi seguono andranno a descrivere al meglio. Obiettivo chiaramente è quello di aumentare la sostenibilità del modello agricolo italiano, utilizzando per l'appunto andando appunto nella direzione dell'innovazione e del digitale. CSMT, perché è stato coinvolto in questo progetto? CSMT innanzitutto è un polo tecnologico che da sempre ha la missione di supportare le imprese nei propri progetti di innovazione. E quindi anche andare ad aumentare e migliorare le competenze e la competitività delle imprese e contribuire all'ottica del benessere e dello smart living.
Storicamente CSMT opera con le aziende manifatturiere, però qualche anno fa ci si è appunto chiesti perché non estendere il campo delle proprie attività anche in un campo di applicazione così interessante come quello dell'agricoltura, che fino a qualche anno fa era meno coinvolto in tutto quello che riguardava questo processo ormai dirompente di innovazione e digitalizzazione. Inoltre, l'iniziativa Around the Ground si sposa perfettamente con quella che è la mission che CSMT si è data da qualche anno, un po' come tutti, insomma, che è quella di non solo promuovere l'innovazione, ma promuovere l'innovazione sostenibile. Per cui tutte le attività che CSMT sta portando avanti negli ultimi anni si basano su tre assi importanti, che sono l'innovazione digitale, l'economia circolare e il project funding. Il project funding che intende andare a dare quella spinta, quel supporto che serve alla ricerca dei finanziamenti che possono contribuire a portare avanti queste sfide di innovazione che in alcuni casi, essendo magari ad alto rischio o che hanno bisogno comunque di attività di ricerca e sviluppo, hanno magari bisogno di ricevere anche un supporto di tipo finanziario. Quindi nell'ambito dell'iniziativa Around the Ground, CSMT, essendo un centro di ricerca e di trasferimento tecnologico, sta supportando il coordinamento delle varie attività di ricerca che vengono fatte e sta supportando il partenariato alla ricerca delle fonti di finanziamento. Alberto Bonetti prima ha anticipato che alcune iniziative, alcuni progetti nell'ambito di Around the Ground sono stati presentati anche su canali di finanziamento importanti. È stato recentemente presentato un progetto LIFE, di cui vedremo i risultati fra un po' di tempo. Comunque stiamo lavorando mirando sempre più in alto, quindi per costruire dei progetti di ampio respiro. Però all'inizio i primi due progetti che sono stati finanziati sono due progetti dimostrativi che sono stati finanziati appunto dal Galgarda e Colli Mantovani grazie a dei finanziamenti che derivano dal programma europeo di sviluppo rurale. Questi due progetti sono Vite 4.0 e Aiuti Agri, che vi presento brevemente, essendo i primi due progetti che stanno quasi giungendo al termine. Il progetto Vite 4.0, che è coordinato da CSMT e sviluppato in collaborazione con Condifesa, Adua Smart City e Fasternet, ha visto l'installazione di un primo sistema di monitoraggio, quindi di alcuni sensori, presso l'azienda agricola La Perla del Garda. Lo scopo principale del progetto Vite 4.0 però non è tanto quello della dimostrazione della tecnologia, dell'implementazione della tecnologia, quanto quello della diffusione e trasferimento della conoscenza. Quindi l'idea era quella è stata quella di avere un primo sistema dimostrativo, ma di puntare poi a iniziative di comunicazione con l'obiettivo di stimolare gli imprenditori agricoli ad approcciare le tematiche dell'innovazione della tecnologia 4.0, cominciando a mostrarne quali sono i benefici e le opportunità. Sono stati quindi, questo l'ho già detto, vado oltre. Negli ultimi anni abbiamo quindi organizzato alcuni eventi nell'ambito del progetto Vite 4.0 che hanno avuto anche dei focus diversi, per cui abbiamo parlato nel corso degli ultimi anni di agricoltura e sostenibilità al tempo dei cambiamenti sociali, tecnologici e climatici, tra l'altro facendo qualche focus sul ruolo, che ha l'imprenditoria e la leadership femminile in questo. Abbiamo parlato a giugno dell'innovazione al servizio della sostenibilità e dei progetti green con un focus sul ruolo dei giovani. Che hanno appunto un ruolo importante nel portare l'innovazione all'interno delle imprese agricole. E oggi stiamo affrontando il tema delle tecnologie 4.0 a supporto della viticoltura e soprattutto dell'agricoltura biologica. L'ultimo step sarebbe quello di organizzare delle visite d'azienda. L'obiettivo era proprio portare gli agricoltori presso le aziende agricole che stanno cominciando a implementare questo sistema, per cui prima fra tutte La Perla del Garda, che già oggi comincerà a
a raccontarci qualcosa delle attività che sta portando avanti, per far toccare con mano quali possono essere i benefici e anche per far vedere qual è il processo da intraprendere. Purtroppo sappiamo che la situazione attuale non permetterà l'organizzazione di queste visite in azienda, ma comunque ci stiamo prodigando per vedere come portare queste visite in digitale e per cui comunque attendetevi che nei prossimi mesi qualche evento digitale presso le aziende sarà comunque organizzato e saremo lieti di invitarvi anche in queste successive iniziative. Il secondo progetto, che è IoT Agri, è invece proprio più mirato all'implementazione della tecnologia e quindi il progetto che vede coinvolta Codima insieme appunto a CSMT e all'azienda agricola Morenica ha avuto l'obiettivo di creare il sistema di prototipale, il primo sistema dimostrativo di monitoraggio complesso per la raccolta di dati in campo in tempo reale, e questo sistema di monitoraggio è stato sviluppato e strutturato all'interno del progetto nelle sue tre componenti fondamentali, quindi la parte sensoristica per la raccolta di dati, la parte di software per la raccolta dei dati e l'interpretazione, l'analisi dei dati al fine di fornire all'impresa le informazioni di cui ha bisogno per andare a migliorare la propria attività, i propri processi agricoli e la tecnologia di trasmissione dei dati che appunto consente di integrare e interconnettere la parte di sensoristica con quella di software. Gli interventi che mi seguono hanno proprio appunto l'obiettivo di entrare più nello specifico delle tecnologie messe in campo per andare a sviluppare queste tre componenti. Io ho terminato, lascio poi la parola ai tecnici che mi seguono che vi mostreranno tecnologie implementate e i benefici a supporto dell'agricoltura 4.0. Benissimo Anna, grazie anche per la sintesi, così cerchiamo di mantenere leggero il nostro incontro per non perdere l'attenzione dei nostri partecipanti. Anna ha introdotto quali sono i progetti in linea di massima e ha ri ricordato la matrice, l'origine dei diversi progetti di questi due progetti in particolare che hanno dato il via a alcune prime realizzazioni pratiche. Adesso entriamo meglio nell'ambito delle tecnologie che stanno facilitando, che sono state implementate, che continueranno a esserlo nei diversi ambiti e che anzi vorranno avere un effetto di moltiplicazione importante. Nell'accompagnarci su questo sarà Giacalotturati è leader di Fasternet. Fasternet è senza dubbio l'azienda che con grande interesse, competenza e anche dedizione è stato il regista principale, insomma, direi della creazione di Around the Ground, penso che sia corretto dirlo. Quindi Giancarlo, a te la possibilità di accompagnarci meglio in Around the Ground. Grazie. Grazie, grazie mille. Buongiorno, buongiorno a tutti. In effetti, sì, quello che ha appena finito di dire il dottor Bonetti corrisponde in parte al vero. Noi abbiamo iniziato a seguire progetti di questo genere, o quantomeno a pensare a progetti di questo genere nel 2015 in occasione di Expo. E da allora abbiamo cercato di ottimizzare le nostre conoscenze e portarle in un ambito che potesse essere il più possibile un ambito dal quale ricavare valore, che è uno dei nostri obiettivi. Quindi ci siamo subito orientati a qualcosa che fosse utile e potesse in qualche modo dare un segno tangibile di quanto la rivoluzione digitale potesse portare anche in campi dove all'inizio non tutti erano poi così convinti che sarebbe stato in questo modo. Oggi invece sappiamo tutti che rispetto al 2015 è già passato un bel po' di tempo e quello che vi ho appena finito di dire è vero. Sono due i concetti sui quali volevo ragionare con voi. Uno è la strategia del dato, che in fondo è la premessa a tutto quello che andremo poi a vedere in seguito, e l'altro è l'ecosistema, che è un altro dei punti di forza che noi abbiamo cercato di mettere subito a fattor comune. Vabbè, sulla strategia del dato c'è poco da dire, se non che le nuove tecnologie, soprattutto l'avvento dell'IoT,
ha aperto opzioni di business e opzioni di utilizzo dei dati fino all'altro ieri non così chiare e pensabili. Noi eravamo molto legati a un concetto di dato, molto legato alla produzione, molto legato al business dell'azienda. Abbiamo imparato che invece il dato, se è visto da un'altra angolazione e soprattutto conosce una base di condivisione molto ampia, rappresenta un'ottima fonte di informazione, ma soprattutto presenta delle sorprese e delle possibilità nuove anche di visione del proprio business. Si è iniziato a parlare di big data ormai da qualche anno, senza fino in fondo sapere cosa voleva dire. E tant'è vero che uno dei concetti che adesso sta emergendo è: abbiamo un sacco di dati, ma non sappiamo cosa farcene. Sono nate delle nuove professioni, appunto, di analista sui dati e soprattutto di stratega del definire quali e come i dati debbano essere analizzati. E poi adesso, accoppiando l'analisi e la raccolta dei dati all'intelligenza artificiale, ormai siamo lanciati in un momento dove l'analisi predittiva, cioè il saper cercare di individuare prima quello che accadrà dopo, diventa un fattore competitivo estremamente importante e estremamente utile per le aziende. Ma ci sono alcuni presupposti che sono invece antichi rispetto alla modernità dei concetti che vi ho appena espresso, e sono quelli che noi chiamiamo i capisaldo del nostro modo di lavorare. Mi sembra abbastanza lapalissiano: un dato, quando viene interpretato, deve essere un dato integro, quindi corretto. Voi sapete che uno dei principi fondamentali dell'informatica è: se un dato cattivo in input, ci sarà un output altrettanto cattivo. Quindi, se io prelevo dei dati che sono corrotti, non sono attendibili o non sono affidabili, il mio output risentirà in maniera drastica e determinante di questi difetti. Nei sistemi con l'intelligenza artificiale è ancora più importante questo aspetto. Quindi, garantire le fonti di dati che siano fonti di dati con delle caratteristiche di integrità e di affidabilità importantissime vuol dire garantire il risultato dell'analisi e della, diciamo, di quella che sarà la soluzione proposta il più efficace possibile, altrimenti la variabile che determina errori diventa troppo alta e quindi i dati non vengono più considerati affidabili. Tradotto in pratica, se io ho un sistema di guida autonoma che funziona perfettamente e sa leggere quelle che sono le indicazioni che gli provengono dalla sua sensoristica, man mano che lo utilizzerò ne sarò sempre più confidente. Il giorno che questo sistema sbaglia e io tampono la macchina che ho davanti, o peggio ancora, rischio di andare fuori strada, non mi fiderò più di questo sistema e quindi tenderò a utilizzare questo sistema solo parzialmente, perché non mi fiderò, perché ho ricevuto un'esperienza negativa e a questo punto mi sono messo sul chi va là. Un altro aspetto fondamentale che mi sento di sottolineare è che più allarghiamo la base dei dati, più dovremo definire chi può accedere a questi dati, con quali privilegi e in che modo li potrà utilizzare, perché ovviamente i dati rappresentano tante informazioni e le informazioni devono andare alle persone giuste nel momento giusto, con il contenuto giusto. E questo è un altro aspetto sul quale molto spesso, quando ci si innamora delle applicazioni tout court, si lasciano un po' perdere e dopodiché arrivano normative come può essere quella sulla privacy, quindi il GDPR, piuttosto che altre normative, che a quel punto rendono invalide delle applicazioni semplicemente perché queste non sono state pensate con questi criteri, che sono, ripeto, principi che esistono da moltissimo tempo, non sono per nulla decaduti, anzi sono diventati molto attuali, ma che vanno presi in considerazione nel momento in cui si iniziano a progettare i sistemi, proprio perché la conducibilità del sistema e la vita media di un'applicazione deve essere adeguata al livello di investimento che un'azienda mette in campo. È inutile buttare via soldi per cose che magari sono molto di moda, ma che poi sarò costretto a dismettere semplicemente perché non sono più adeguate o perché non rispettano i dettami normativi o perché non sono comunque utilizzabili in un ambito più complesso rispetto a quello di partenza, che è l'altro punto fondamentale sul quale volevo soffermarmi un attimo. È chiaro che quando si progetta un sistema di questo genere si deve provare a guardare molto più in là rispetto all'immediato, perché da un lato vi sono gli investimenti, dall'altro vi sono le tecnologie continuano a cambiare e questo aspetto deve essere preso in considerazione
situazione. Altrimenti, se io mi creo un vicolo cieco e mi taglio i punti dietro la schiena, tutte le volte che dovrò in qualche modo implementare una modifica o una valorizzazione della mia applicazione, mi troverò nella situazione nella quale dovrò ricominciare da capo, perché le scelte che ho fatto precedentemente mi impediscono di utilizzare nuovi sviluppi. Ecco perché noi ci siamo portati su un'architettura di questo tipo. Abbiamo pensato che fosse molto importante costruire uno strato che disintermediasse gli aspetti di raccolta dei dati, quindi la sensoristica, per intenderci, ma i dati non vengono solo dai sensori, vengono dai sensori, vengono dalle banche dati, vengono dai dati del meteo, vengono da un sacco di posti, quindi non sono legati semplicemente a un sensore che sta nel terreno, e disintermediando la parte di sensoristica dalla parte applicativa, cerchiamo di rendere il più possibile modulare e il più possibile affidabile un sistema che permette da un lato di raccogliere dati, successivamente di pulirli, quindi togliere i falsi positivi, cercare di fare una preanalisi per capire se vi sono dei dati distorti rispetto alla normalità, e quindi con un sistema che in qualche modo apprenda quello che avviene dall'esperienza e sappia fare delle valutazioni in base ai dati che riceve, e siano dati accessibili solo a chi ha la possibilità di accedervi proprio per la delicatezza che rappresentano, e vengono poi portati alle applicazioni in maniera trasparente e pulita, in modo che l'applicazione non si debba preoccupare di cosa c'è dietro, che è un altro degli aspetti fondamentali. Se io studio un'applicazione in ambito agricolo, questo noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle, partendo dai sensori, compio un grave errore, perché i sensori cambiano in continuazione, diventano molto più complessi, e io non posso, nel momento in cui scrivo un'applicazione, basarmi sul tipo di sensoristica che utilizzerò, perché nel momento in cui questi sensori non saranno più disponibili o verranno cambiati o cambierà il loro firmware, io sarò costretto a modificare la mia applicazione, cosa impensabile. Quindi le applicazioni si preoccupano delle applicazioni, quindi nel costruire delle dashboard che poi vedrete che siano il più possibile vicine a quella che è l'esperienza dell'agronomo. Quello che sta sotto, che sono i dati che provengono dal campo, sono dati che vengono raccolti in uno strato che gli esperti chiamano middleware, ma che comunque è uno strato che disintermedia di fatto la parte dato dalla parte applicazione, in modo che rendo indipendenti le due fasi. Questa per noi è stata una scelta strategica, ed è una scelta che ci sta dando delle grandi soddisfazioni, proprio perché siamo in grado con la stessa piattaforma di affrontare tematiche che sono anche differenti in maniera sostanziale tra di loro. Quindi passiamo dall'agricoltura alla mobilità o alla salute con estrema tranquillità, semplicemente perché non mi interessa l'applicazione che sta sopra, non mi interessa il tipo di dato che andrò a raccogliere, dovrò sicuramente attrezzare la mia piattaforma per essere capace di interpretare e raccogliere i dati da tutto quello che arriverà di nuovo all'interno della mia sensoristica, ma non farò altro che aggiungere un modulino, in questo caso una figura geometrica al mio strato, per interpretare anche questo tipo di dato. Noi siamo partiti da qui, è stato molto difficile realizzarlo, abbiamo avuto la fortuna di avere un ecosistema che ci ha molto sostenuto. Noi siamo partiti all'inizio come dei pionieri, adesso siamo un gruppo molto affiatato, proprio perché siamo molto consci che le problematiche sussistono in questo tipo di applicazione sono problematiche che devono partire dal campo. L'errore che avevamo compiuto nel 2015 di voler imporre una visione applicativa alla parte, diciamo, tecnica, all'agronomo piuttosto che all'agricoltore, piuttosto che al viticoltore, dicendogli questa è quella che ti serve, fu un errore grave, che poi abbiamo capito e abbiamo corretto immediatamente, passando a un'analisi al contrario. Quindi siamo andati prima a ascoltare i viticoltori, a ascoltare gli agronomi, chiedere cos'è che effettivamente a loro serviva, quali erano i dati che per loro erano importanti per una gestione coerente e utile della loro attività, e da questo poi siamo passati all'elaborazione di quello che è il software e comunque il prodotto che poi sentirete raccontato da chi mi seguirà. La cosa fondamentale è che, come vedete, si lavora in squadra e l'ecosistema prescinde all'inizio da quelle che sono le modalità giuridiche con le quali si decide di mettersi insieme. Quindi chi ha guidato non è stato solamente
un'attenzione al business visto fine a se stesso. Che ha guidato è stata l'intenzione di più soggetti nel realizzare un qualcosa che potesse essere utile. Da questo deriva ovviamente un business, perché siamo tutte aziende che in qualche misura devono mantenersi e comunque il loro oggetto sociale è quello comunque di portare benessere, ma che ha guidato la scelta sia della tecnologia, sia del come metterla in campo, sia di che tipo di partner andare a intercettare per potersi parlare, è stata una scelta basata soprattutto sull'obiettivo di realizzare un qualcosa che potesse essere utile. L'ultimo aspetto che voglio sottolineare, poi chiudo anche per rimanere nei tempi che mi sembra che stiamo rispettando alla perfezione, è un discorso fondamentale che riguarda il protocollo di trasmissione, che verrà affrontato anche in seguito, ma ve lo voglio anticipare. Uno dei problemi principali con i quali ci siamo misurati fin dall'inizio è stata la raccolta dei dati. Cioè, come faccio a raccogliere i dati dal campo? Avere un sensore non è difficile, avere sensori molteplici di varie tipologie non è difficile. Il vero problema è trasferire l'informazione. L'informazione che viene dal campo è un'informazione che ha delle caratteristiche molto chiare. Sono pochi dati, quindi pochi bit, che devono essere però trasferiti da località anche abbastanza remote, non decisamente non all'interno di un ufficio, né tantomeno all'interno di una città. Questo ovviamente crea un problema dal punto di vista della copertura. Quando l'abbiamo pensato il 5G era una chimera, ma anche col 5G il vero problema sta nel costo che questa trasmissione deve avere, perché più moltiplico i sensori nel campo, più avrò bisogno di SIM che mi devono in qualche modo supportare, e ovviamente le SIM poco hanno un costo, e alla fine, se uno fa i suoi conti, comincia a dire: beh, questa cosa può essere sostenibile, non può essere sostenibile, oltre a presentare una serie di problematiche relative all'alimentazione elettrica, eccetera. Non sto a tediarvi. Quello che abbiamo pensato in questo momento utile, dico in questo momento perché potrebbe poi anche cambiare e non ci sono particolari problemi, è stato cercare un sistema di trasmissione che potesse percorrere grandi distanze con poco dispendio di energia, soprattutto, e poco dispendio di antenne. Quindi un'antenna che fosse in grado di trasferire questi dati a distanze notevoli. Abbiamo trovato nel protocollo LoRaWAN, e in questo Aduhelm Smart City è nostro partner per lo sviluppo di questa tecnologia, abbiamo trovato un protocollo che ci permette di superare distanze grandi fino a 20 km con una sola antenna e quindi con un costo per punto di rilevazione molto basso, ci ha risolto un problema che apparentemente sembrava un problema insormontabile. Ecco perché, come vi ho detto prima, l'importante è costruire applicazioni e costruire sistemi che siano aperti anche alle nuove tecnologie, perché oggi parliamo di LoRaWAN, domani potremo parlare di 5G se sarà conveniente. Non dobbiamo costruire un sistema chiuso che nel momento in cui il 5G fosse più appetibile o più conveniente non è possibile utilizzarlo perché i nostri sistemi non parlano con il 5G. Ecco, questo vi spiega anche quanto vi ho detto in precedenza. Tutto questo all'interno di un ecosistema nel quale ognuno ha fatto un po' la sua parte, e quindi benvengano le collaborazioni, benvenga tutto quello che ne deriva, e soprattutto siamo molto felici perché il nostro progetto ormai è in avanzata fase, ormai il pilota l'abbiamo superato e quindi siamo pronti per affrontare delle sfide che mi auguro siano notevoli e siano di grande utilità per tutti. Grazie. Perfetto, grazie Giancarlo, grazie per aver spiegato qual è l'ambito nel quale andiamo a focalizzare e a capire bene l'applicazione. Giancarlo ha definito bene quali sono l'ambito sia di trattamento dei dati che di ecosistema che sorregge questo. La fotografia sullo sfondo è sempre quella di un campo, quindi avviciniamoci al campo per gradi, la prossima tappa per arrivare alla terra, al campo. Per la prossima tappa ci accompagnerà Stefano Toninelli, che tramite la realtà di Condifesa ci spiegherà meglio, appunto focalizzando ancora in modo un po' più diretto quali sono le tipologie di funzionalità che sulla base del trattamento dati e promosse dall'ecosistema presentato da Giancarlo Turati sono state sviluppate, poi dopo che verranno commentate anche nella loro applicabilità e la loro utilità da Giovanna Prandini. Quindi lascio la parola a Stefano che ci parlerà insomma di come questi dati vengono trattati all'interno delle varie API del software che sostiene le applicazioni. Prego Stefano. Buonasera,
Buongiorno a tutti, sono stato preceduto da degli ottimi relatori e partner di questo progetto, hanno affrontato le caratteristiche tecniche e istituzionali che ci hanno dato finora, quindi li ringrazio dell'introduzione e direi quindi di entrare un po' nel vivo della parte tecnica, applicativa e diciamo agronomica dei nostri progetti che ci hanno portato a sviluppare il software denominato ATG grazie al supporto dei bandi pubblici, PSR, eccetera, sostenuti dal GAL, che hanno permesso appunto di sostenere economicamente le nostre azioni. Quindi avremo un taglio sul biologico oggi con questo incontro, che è molto collegato insomma alle nuove tecnologie perché necessita di dati molto precisi, puntuali, per dare azioni, soprattutto nella difesa fitosanitaria, che siano sostenibili da un punto di vista sicuramente ambientale, ma anche economico. I partner sono già stati citati e ringraziati, ringrazio ancora una volta chi è stato con noi in questi 2 anni di attività di campo. Sicuramente per questi progetti il Codima, l'azienda, o meglio la cantina Perla del Garda, che fa parte dell'azienda Moreni, che è stata citata prima, il CSMT, che ci ha seguito e ci ha fatto da regia. Allora, direi che l'ambito che abbiamo affrontato, in cui si calano questi progetti e le tematiche che vogliamo andare a risolvere, ad affrontare, sviluppare, sono state ampiamente riassunte ed espresse da chi mi ha preceduto nella prima fase di questo incontro, quindi andando al lato diciamo più agronomico di campo, il nostro scopo soprattutto nell'ambito vitivinicolo che ci ha guidato in questa prima fase è quello di innanzitutto prevenire la lotta e lottare le fisiopatie e le fitopatie che possono andare a incidere negativamente nella nostra coltivazione, nei nostri vigneti, con tecniche che siano quindi ecosostenibili nell'ambito dell'agricoltura biologica o comunque della moderna agricoltura che, anche se non biologica, tende ad essere sempre più ecosostenibile. Sicuramente pensiamo a un'efficienza, a una sostenibilità di queste coltivazioni e della conduzione agronomica. Queste nuove tecnologie ci portano ad avere dei tempi decisionali molto più rapidi. Nel mondo moderno che viviamo, anche in ambito agricolo, insomma, è fondamentale avere questa fruibilità. Sicuramente l'obiettivo poi che sarà quello finale per l'azienda agricola, l'azienda produttrice, per la resa e per quanto riguarda la parte vitivinicola, la qualità soprattutto produttiva, che sia però appunto nell'ambito del minor impatto economico per l'azienda, perché deve essere applicato poi tutto questo. Evoluzione tecnologica ed anche ambientale, perché sappiamo essere un tema fondamentale delle nuove generazioni, sia in ambito della società, ma soprattutto per quella agricola che ha a che fare direttamente con l'ambiente nella sua attività. Le tecnologie sono state espresse, diciamo riassunte nella parola IoT, che va a comporre anche il titolo del progetto. IoT Agri, che ha sviluppato quest'ultima parte di costruzione del software e dell'applicazione per smartphone e tablet, che poi vedremo. E appunto i nostri scopi nell'utilizzo di questo dato è di ridurre e mirare nel modo più preciso possibile gli interventi fitosanitari, sia da un punto di vista di tempistica che di diciamo precisione e localizzazione in campo delle principali diversità. Sia per la valutazione dei nutrienti, quindi delle concimazioni, laddove sono utili e mirate, o dell'acqua per l'irrigazione. Quello che ci è utile nella raccolta di questi dati non è solo mirato appunto alla difesa o alla concimazione, ma in qualsiasi operazione agronomica che con queste tecnologie, così come le abbiamo sviluppate, installate in campo, ci permette di creare delle microaree differenziate, quindi di pensare un calendario
sempre più specifico legato alle singole aree per, diciamo, omogeneità della produzione e delle vigorie. Questo ci permette, insomma, di le nostre applicazioni ci permettono quindi di sovrapporre diversi livelli nella nostra decisione, quindi fare un'analisi incrociata e vedere ad esempio delle mappe di vigorie sovrapposte alla mappa dei suoli in modo da capire perché e come la nostra produzione è influenzata e cercare di trovare una soluzione per, insomma, essere più precisi possibili nelle soluzioni senza appunto disperdere in ambiente degli inutili input, né tantomeno disperdere risorse economiche e di tempo. Inoltre, tutto questo ci permette di avere anche una raccolta del dato storico, quindi di poter analizzare il risultato nei giorni, nei mesi, negli anni a venire, per poter calibrare sempre meglio le nostre decisioni, sia da un punto di vista dei conduttori aziendali che, come dicevamo prima, del machine learning, quindi quella che viene detta intelligenza artificiale, che comincia a costruirsi e ha bisogno di una banca dati storica importante. Cosa abbiamo fatto quindi? Un'analisi iniziale, abbiamo predisposto una mappatura catastale in GIS, abbiamo cominciato a sovrapporre diverse informazioni, le caratteristiche pedoclimatiche, morfologiche dei terreni che nell'ambito collinare dei vigneti sono appunto fondamentali, sono state quindi identificate e georeferenziate le principali problematiche in un confronto aperto con l'azienda, con i titolari e con gli agronomi che ci hanno seguito in questa prima fase, ci hanno indicato quali erano per ogni singola azienda, ogni singolo appezzamento, le criticità da affrontare, quindi diciamo la scelta del giusto sensore piuttosto che della giusta soluzione tecnologica o di mappa da adottare per prendere poi una decisione. Tutto questo, insomma, ci ha guidato verso l'applicazione di campo, appunto, fondamentale confronto con i titolari e i tecnici agronomici, come diceva prima anche Giancarlo Turati, passo importante per poter poi prendere le decisioni corrette, senza avere preconcetti magari sbagliati che ci guidano fin dal primo passo in una direzione non corretta. All'atto pratico, vediamo qui una schermata del nostro software applicativo appunto per PC che ci fa vedere i confini catastali dell'azienda. Abbiamo inserito delle informazioni raccolte appunto, come dicevo, quei titolari, gli agronomi, che ci hanno permesso di capire quali sono i punti strategici da dover andare a sensorizzare. Abbiamo ad esempio raffrontato queste informazioni con la mappa altimetrica per vedere le differenze tra appunto i luoghi più siccitosi piuttosto che meno vigorosi, legati appunto all'altimetria, piuttosto che luoghi in cui il patogeno influenza in modo maggiore proprio perché è un punto più basso, più umido, più affossato, in cui c'è meno circolazione di aria. Quindi abbiamo sovrapposto agli stessi layer anche una mappa dei suoli per vedere se c'erano differenze che potevano influenzare le produzioni anche da un punto di vista del terreno, quindi andare a creare un po' quella logica che è la logica del terroir, che insomma conosciamo come riferimento poi al vino finito, ma che è fondamentale per la produzione all'atto primario. Nell'azienda appunto per la Delgarda erano già presenti anche delle mappe di vigoria raccolte con dei sensori molto precisi negli anni precedenti, che siamo riusciti, come dicevamo prima, grazie ai sistemi aperti ad integrare, cose che possiamo fare praticamente con tutte le informazioni, proprio perché il nostro software è stato pensato per essere il più fruibile possibile, il più integrabile possibile. Così come il gruppo di lavoro lo è, anche poi l'applicativo ha seguito la stessa strada di apertura a qualsiasi canale, non vincolandosi appunto a una marca specifica di sensore piuttosto che a un fornitore unico di mappe o di tecnologie. Questo che abbiamo visto, insomma, velocemente, ci ha permesso di acquisire informazioni utili a progettare la rete sensoristica aziendale, posizionando tutti i sensori laddove davvero
sono necessari, a individuare quale tipologia di sensore andare a mettere nel singolo punto, nella singola, chiamiamola, micro area climatica dell'azienda, in modo da avere un'integrazione tra questi sensori che sia mirata ad avere il miglior risultato possibile e contenendo, insomma, anche da un punto di vista economico l'investimento, andando a selezionare ciò che è davvero utile e senza avere sovrapposizioni di dati piuttosto che dispendio di hardware. Questo, insomma, ci ha permesso di avere, di monitorare delle aree rappresentative che poi sono state la base delle decisioni agronomiche. Un esempio dei sensori applicati appunto in campo sono la foglia elettronica piuttosto che la mini capannina meteo che raccoglie la pluviometria, la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, o il sensore di terra che va a monitorare l'evoluzione dell'umidità del terreno e la temperatura dello stesso per mirare l'irrigazione. Segnale di copertura, come è stato detto, è l'Orawan. In questa prima fase i sensori si sono mossi su questo tipo di tecnologia proprio perché era economicamente e anche fisicamente, diciamo, sul territorio la più fruibile. L'azienda di riferimento, sicuramente abbiamo la fortuna di avere il titolare Giovanna Prandini, che ce la illustrerà nello specifico. Io dico solo che è un'azienda a corpo unico, un atto del Garda, vicino a Lugana e Garda DOP, ed essendo un'azienda a corpo unico di circa 30 ettari, insomma, abbiamo potuto mettere un'unica amministrazione meteo per la piovosità principalmente, insomma, non si distingue essendo area unica, e poi distinguere le aree con 4 bagnature fogliari diverse e 2 onde del terreno in modo da avere diciamo, rilevazioni su 2 punti diversi e rappresentativi dell'azienda. I dati quindi che vengono raccolti vengono rappresentati nel nostro software direttamente sul campo, quindi visione, diciamo, diretta, piuttosto che potendo vedere lo storico, selezionando la data, l'ora, singolo sensore e quale dato vogliamo andare a analizzare. Chiaramente, cliccando sul singolo apprezzamento, ci comparirà anche il grafico di questi dati raccolti e possiamo qui selezionare l'ultimo giorno, piuttosto che la settimana, il mese, insomma, con grande scalabilità e possibilità di disciplinare, possiamo poi scaricare questi dati e configurarli in pacchetti utili a una visione grafica che ci permette una scelta rapida, anche la mattina stessa in cui ho avuto un evento piovoso o una bagnatura fogliare importante, insomma, il colpo d'occhio sul grafico e ci porta a leggere il dato corretto in modo molto rapido e a prendere la decisione agronomica poi in modo molto fruibile e rapido, come dicevo. Saranno dei pacchetti preconfezionati per facilitare l'utilizzo poi al conduttore aziendale, quindi diciamo il riassunto della stazione meteorologica, le temperature, le precipitazioni, qui vediamo l'andamento di tutta la stagione per capire quali dati ci sono, possiamo inserire a calendario degli eventi o delle lavorazioni, in modo che anche siano calendarizzate e sovrapposte, in modo da avere sempre questo colpo d'occhio rapido che ci faccia capire quali input hanno influenzato o meno le nostre decisioni. Ed eventualmente se mai ne avessimo o comunque prendere al meglio la decisione per l'annata successiva. Ci sono poi le possibilità di sovrapporre dei modelli di patogeni, quindi predittivi, ma anche avere uno storico per capire se i nostri interventi che vediamo in area verde di fondo sono stati davvero, hanno davvero mantenuto la copertura come noi desideravamo rispetto all'avvento del patogeno. Qui in giallo vedete dei picchi di infezione probabile di peronospora e vediamo che c'è una sovrapposizione corretta degli interventi. Un altro esempio di pacchetto che potrebbe essere utile è quello della visualizzazione sovrapposta, anche se un po' caotica forse, delle bagnature fogliari, ma ci fa capire
che effettivamente, se guardiamo tutte queste linee e la media rappresentata in area azzurra di fondo, vediamo che anche se un'azienda a corpo unico, le bagnature ciliari sono veramente differenziate sia da un punto di vista stagionale che da un punto di vista di evoluzione poi al singolo evento piovoso piuttosto che di umidità notturna. E quindi anche lì capire magari la mattina da quale appezzamento iniziare, quale è più suscettibile in base proprio alla registrazione dell'umidità della bagnatura fogliare, che influenza molto ad esempio la peronospora. Sempre sovrapposto l'andamento del nostro trattamento ci fa capire se abbiamo agito nel modo corretto. Possono essere inseriti, come dicevamo, degli eventi, ad esempio qui ad un modello predittivo della germinazione delle spore collegato all'andamento delle umidità del terreno piuttosto che delle bagnature fogliari medie, vediamo i picchi, possiamo inserire le nostre operazioni di sfalcio, capire di posizionarle laddove non influenzino negativamente appunto la dispersione di queste oospore, e quindi insomma anche a livello predittivo capire quando e come agire, ed eventualmente, come dicevo, qualora avessimo avuto un'infezione possiamo andare a capire se abbiamo commesso un errore anche a livello meccanico magari, cosa che è molto importante. Infine, dopo questi esempi, poi ce ne sarebbero mille, ma per brevità e anche per non annoiare, ho cercato di riassumere quello che era più rappresentativo. Infine, dicevo, abbiamo anche l'applicazione Smart, che ci permette la lettura diretta del dato molto semplice, per singolo sensore, piuttosto che con dati sovrapposti, ci dà i massimi, i minimi, le medie, per una lettura rapida, insomma, anche di campo, anche mentre siamo sul nostro trattore. Verrà poi integrata una parte di mappe in modo che possiamo navigare le mappe che noi abbiamo deciso di caricare nel nostro software anche su smartphone e capire in che punto dell'appezzamento siamo e come agire di conseguenza, in un'ottica di evoluzione che poi un giorno arriverà ad avere macchine che controllano il volume in base alle mappe di prescrizione che noi abbiamo caricato. Primo passo di navigabilità, insomma, vogliamo dare anche a poi chi è il conduttore di campo e chi sta sui trattori con un semplice smartphone. Ci saranno poi anche la possibilità di inserire gli eventi, qualsiasi evento, cioè dalla potatura alle concimazioni, in modo da avere calendarizzate anche quelle e sovrapponibili con l'andamento meteorologico e del dato raccolto. Io ringrazio tutti e chiaramente contattateci o chiedete informazioni di questo incontro per approfondire, insomma, siamo sempre disponibili. Benissimo, grazie Stefano. Adesso nel processo di avvicinamento al campo, insomma, quindi all'utilizzo di questi dati, arriviamo fino all'azienda La Perla del Legarda. Giovanna Prandini adesso ci dirà qualcosa in merito alla sua realtà e anche in merito alla iniziativa che ci è stata spiegata e al sistema che Stefano ci ha illustrato per capire come questi sistemi possono effettivamente incidere sulla operatività e sull'efficienza di una realtà come quella della Perla del Legarda. Prego Giovanna. Buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Come hanno già detto Giancarlo e Stefano, ma anche Anna in premessa, noi siamo saliti, diciamo, a bordo di questa importante iniziativa, di questo importante progetto, tra i primi. Per noi è stato molto importante come azienda, l'abbiamo considerato sfidante rispetto anche all'esperienza precedente, perché per noi effettivamente è stata un'occasione di approfondimento e di verifica anche di alcuni aspetti di nozionismo che avevamo appreso negli studi, ma che poi, come sempre, come ben dice il progetto, vanno rimandati al campo e all'esperienza concreta. E possiamo scorrere la prima slide. Ecco, questo progetto ha riguardato la nostra cantina,
per la Del Garda, il marchio che noi utilizziamo per il vino e l'olio. L'azienda agricola è ubicata all'Onato del Garda, a Brescia, in Lombardia, e produce anche latte, quindi oltre all'olio e al vino, che è il prodotto, diciamo, interessato da questo percorso. Scusate che ho perso la slide. Ok, il nostro percorso è molto semplice. La nostra esperienza deriva di produzione del vino, ha origine nel 2006. La mia famiglia in precedenza aveva, diciamo, impostato l'attività vitivinicola volta alla vendita delle uve. Avevamo una superficie vitata di 23 ettari, veniva condotta in agricoltura convenzionale e l'attività consisteva nella produzione e vendita di uva a una cantina, diciamo, del territorio, nostra collega. Non c'era nessuna attività di trasformazione della materia prima, né per quanto riguarda l'uva né per quanto riguarda le olive. Rispetto all'impianto iniziale dei 23 ettari, nel tempo abbiamo poi aumentato la superficie di proprietà per arrivare a 34 ettari complessivi, focalizzando la nostra attenzione sul Turbiana, che è l'uva autoctona, il vitigno autoctono del nostro territorio, dal quale si produce, il Lugana DOC. Oggi la nostra realtà è un po' diversa, perché oggi il 100% delle uve che noi produciamo vengono trasformate in vino. L'agricoltura convenzionale ha, diciamo, previsto nel percorso evolutivo dell'azienda uno spazio sempre più importante per l'agricoltura biologica. E oggi abbiamo una situazione di questo genere. 4 ettari sono certificati biologici da Sidel SPA, che è l'ente certificatore che collabora con Diretti in convenzione. 4 ettari che si aggiungono ai precedenti sono stati di nuovi impianti di Turbiana e sin da subito sono stati in agricoltura biologica, ma non sono ancora certificati perché molto giovani. E recentemente abbiamo aggiunto l'affitto di 6 ettari certificati biologici in Val Tenesi. Questo perché la nostra volontà di continuare il percorso sul biologico diciamo, è sempre più interessante per noi fare questo tipo di percorso e fare sempre più esperienza, proprio perché non abbiamo una tradizione alle spalle e un numero anche di dati, di esperienze che siano affidabili. Quindi il percorso è estremamente interessante, non è un percorso ideologico, come poi spiegherò, ma è un percorso legato proprio alla nostra curiosità di viticoltori. Anche perché noi non compriamo né uva né vino, quindi non possiamo permetterci di sbagliare la lettura di una stagione, perché il 100% della nostra materia prima lo produciamo noi. E questo è un aspetto che ci distingue rispetto anche ad altre aziende sul territorio. Continuiamo quindi il nostro percorso e questa conversione dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica è un percorso che ha avuto 3 elementi fondanti dal punto di vista del metodo: la scelta dei partner con i quali fare questo tipo di percorso, lo studio e l'innovazione al servizio della qualità del vino nel bicchiere, e l'adozione, diciamo, di buone prassi, sia per quanto concerne il chilometro zero, sia per quanto riguarda l'utilizzo dello scarto di produzione come opportunità di economia circolare. I pilastri del nostro progetto quindi si fondano su alcuni elementi. Innanzitutto, come dicevo, abbiamo fatto questa scelta di non comprare uva o vino sul mercato, ma di investire per migliorare la qualità della nostra materia prima. Quindi è sempre più importante per noi migliorare la nostra capacità di lettura della stagione, di
attenzione rispetto a quello che anche esperienze di altri colleghi ci portano come esperienza positiva, in modo tale da essere pronti a migliorare, investendo anche quando serve per fare sempre una qualità sempre superiore rispetto agli anni precedenti. La scelta della certificazione perché non siamo arrivati alla produzione biologica in modo ideologico, nessuno, ma nemmeno dal punto di vista commerciale, nessuno si rivolgeva a noi chiedendoci un Lugana certificato bio. Quindi è stato un percorso interno di curiosità, di verifica rispetto comunque un interesse che avevamo a approfondire questo percorso. Questo approfondimento è stato, diciamo, in più step e dal punto di vista della certificazione ci è stato dato anche un metodo che abbiamo seguito nel condurre i vari step in modo progressivo, raccogliendo dati, adottando delle procedure sia in cantina sia in campagna, che ci hanno consentito poi di arrivare anche alla certificazione bio su una parte della superficie. L'altro elemento di grandissima importanza è l'aspetto di innovazione. Dal punto di vista della produzione del vino, noi siamo considerati, diciamo, un'azienda molto tradizionale perché abbiamo voluto valorizzare l'uva autoctona, vinificata tra l'altro in purezza per la maggior parte dei nostri vini. E quindi un richiamo a come Lugana veniva fatto una volta, ma questo non vuol dire che non ci sia spazio per essere fortemente innovativi, perché se da un lato abbiamo cercato di fare della tradizione, quindi un vino bianco, secco, con alcune caratteristiche che evidenziavano anche le peculiarità di questa uva non aromatica, quindi molto semplice, ma comunque interessante sia dal punto di vista della vinificazione, sia dal punto di vista della longevità dei vini, questo non esclude, anzi si coniuga perfettamente col fatto di essere estremamente attenti a ciò che oggi possiamo sperimentare e a ciò che la tecnologia offre al viticoltore per ridurre il più possibile l'uso della chimica in campo e avere una conoscenza che è strettamente complementare a quella visiva che sul campo si può effettivamente comprovare. Nella slide successiva ho indicato, diciamo, questo slogan che spesso muove i miei passi, ovvero solo lo stupore conosce. La frase non è mia, quindi non me ne assumo il merito, ma dice molto però di un metodo che è privo di pregiudizio e che secondo me è necessario nel momento in cui un'azienda in agricoltura convenzionale si approccia al mondo del biologico. Quindi quali sono stati gli elementi fondanti di questo tipo di metodo che abbiamo seguito? Allora, innanzitutto umiltà di studio, quindi il fatto di essere sempre disposti a confrontarci con colleghi, con professionisti che per noi hanno rappresentato un'utilissima opportunità appunto di confronto e di verifica. Per noi è stato altresì importante l'incontro in consorzio con Marco Tonni e la collaborazione che abbiamo iniziato con lo studio SATA. È una realtà che ha sede nella provincia di Brescia, che raggruppa professionisti attenti a tutte le dinamiche in campo agronomico in termini di sostenibilità e con una grande esperienza nel settore vitivinicolo che poteva integrarsi rispetto a quanto già ci veniva messo a disposizione da Condifesa, da Codima e dalla collaborazione che Stefano ha ben descritto. Per quanto riguarda la formazione del personale, abbiamo investito nella formazione di personale dipendente,
creando una squadra in vigna guidata da un giovane enologo che dialoga con la cantina. Quindi la produzione di uva e la produzione di vino non sono due capitoli diversi di una stessa storia, ma fanno parte dello stesso capitolo. A seconda di quello che io voglio offrire nel bicchiere al consumatore, devo necessariamente approntare sin dalla vigna delle pratiche che mi portino ad ottenere alcuni risultati. Un altro caposaldo è sicuramente rappresentato dal lavorare su basi scientifiche. La collaborazione con Cobo e con Fasternet ha origine da un'amicizia personale che è diventata il motore di un cambiamento trasversale ai nostri settori di appartenenza. Su questo, Giancarlo Turati è testimone di come diversi anni fa abbiamo cominciato a ragionare insieme rispetto a cosa si potesse fare per ottimizzare il consumo elettrico per il raffreddamento delle vasche in cantina, e poi da lì abbiamo continuato parlando delle botti, e poi da lì abbiamo continuato parlando dei vigneti. E è nato un meccanismo di confronto molto aperto e laico, nel senso che non c'era nessuna trattativa commerciale da chiudere a stretto giro, ma c'era la volontà di confrontarsi dal punto di vista di due percorsi professionali completamente diversi per capire se effettivamente si potesse fare qualcosa insieme. In questo percorso si sono inseriti altri attori importanti, tra i quali Cobo, che è sempre un'altra realtà di territorio con la quale abbiamo iniziato a mappare i nostri vigneti, a raccogliere informazioni, e anche lì sicuramente si arriverà in una fase che ad oggi è solo embrionale, ma in un prossimo futuro, a ottenere dei risultati molto significativi e che speriamo di potervi presentare in altre occasioni. Dal punto di vista del metodo, sicuramente non diciamo nulla di originale nel mettere, come dire, a disposizione i dati delle nostre esperienze. Questi dati vanno raccolti, come ben si diceva, in modo da poter essere osservati, da poter essere condivisi anche con realtà diverse dalla nostra. E soprattutto una cosa che in agricoltura spesso manca è prendersi il tempo di fare l'analisi dei dati, perché molto spesso abbiamo tanti dati a disposizione, però manca, per ragioni di impegni, di burocrazia, di priorità, il tempo di andare i dati raccolti. Da questo punto di vista, il confronto con realtà invece importanti, dedite a questo tipo di analisi, non può che darci sicuramente grande valore aggiunto. Proseguiamo alla slide successiva. Ecco, per quanto riguarda alcuni esempi concreti che riguardano, diciamo, la nostra cantina, un progetto importante al quale abbiamo aderito è sicuramente il progetto Biopass, per quanto riguarda la gestione sostenibile del suolo per la salvaguardia e lo sviluppo della biodiversità. Questo percorso è iniziato anche in questo caso facendo le analisi chimico-fisiche dei suoli, andando a verificare il contenuto in rame a diversi livelli di profondità e verificando anche la presenza di microfauna per capire quanto, diciamo, accogliente risultava il nostro vigneto. Da diversi anni facciamo alcune attività che sono, diciamo, vogliono mettere in evidenza appunto un'attività rispettosa di quello che è il suolo e tutta la vita che lì si sviluppa, quindi attività di ripuntatura che di solito programmiamo subito dopo la vendemmia, la semina della miscela d'ora e il sovescio. E l'inerbimento dei nostri vigneti sono, diciamo, tecniche e attività che sin dall'origine abbiamo sempre avuto attenzione a fare, proprio per preservare questa biodiversità e al tempo stesso avere cura del suolo subito dopo le operazioni vendemmiali.
Un aspetto importante, altresì, è il fatto di perseguire un equilibrio, soprattutto per quanto riguarda la fase vegetativa, ma anche la parte poi produttiva delle piante. In particolare, una delle cose che ho trovato estremamente utili e che abbiamo poi condiviso anche come esperienze con altre aziende del territorio è il fatto di acquisire delle mappe di vigoria, come Stefano ha dimostrato nell'intervento precedente, che per noi non sono rimaste sulla carta, ma sono state il punto di partenza per tutte le programmazioni delle concimazioni e dei vigneti. Quindi, mentre in passato la concimazione veniva fatta per filari senza nessun elemento selettivo, chiaramente avendo acquisito le mappe che ci dicevano quali parti di ogni vigna erano più vigorose e quali più avevano bisogno invece di nutrizione, abbiamo adottato già da 3 anni un'attività di nutrizione solo dove serve. Per quanto riguarda questa concimazione, viene fatta, come dicevo prima, utilizzando i reflui della nostra azienda zootecnica, quindi in modo selettivo e dosando la quantità appunto per campo. Un altro aspetto interessante per quanto riguarda l'equilibrio delle piante è sicuramente il fatto di non aver solo mantenuto l'irrigazione a goccia che è ammessa nel nostro territorio come irrigazione di soccorso, ma aver anche investito nel selezionare le zone, quindi dividere i vigneti per zone omogenee. E recentemente abbiamo anche utilizzato sistemi, diciamo, per irrigare le barbatelle diversi rispetto a quelli delle piante adulte. Quindi la barbatella, quindi la pianta giovane, ha bisogno di ricevere più acqua rispetto a una pianta adulta che ha già radici più profonde. Anche questo è un aspetto che abbiamo introdotto recentemente, proprio, come dire, avendo attenzione chiaramente a quello che è lo stato dei nostri vigneti, ma anche sulla spia di un metodo che ci portava a essere sempre più attenti anche alla verifica di quante barbatelle poi trovavano dimora e quante barbatelle invece non sopravvivevano e quindi dovevano essere poi sostituite l'anno successivo. Un altro esempio importante del percorso che stiamo facendo è legato alla tracciabilità delle buone prassi che utilizziamo in vigneto e di come queste prassi poi portano dei risultati anche in cantina. Quindi stiamo lavorando al fine di tracciare il più possibile ogni attività e quindi sistemi come blockchain, gestione dei lotti, l'utilizzo di QR code che non rimandano soltanto un'attività commerciale di comunicazione, ma anche di tracciabilità, li stiamo valutando, sperimentando per capire effettivamente come comunicare al meglio anche al consumatore il percorso che sta dietro una bottiglia. Questo in parte, diciamo, trova una sintesi nell'etichetta, ma l'etichetta spesso anche per l'abbondanza, diciamo, delle note obbligatorie per legge non può essere di dimensione sufficiente per raccontare percorsi più complessi. Quindi bisogna necessariamente trovare degli indicatori di sintesi che possono, diciamo, consentire al consumatore interessato di rintracciare tutto il percorso fatto dalla vigna fino alla bottiglia. Un altro aspetto importante è la formazione della forza vendita, perché diamo per scontato che sia una normalità per gli agenti, per i distributori, per gli importatori avere e condividere la sensibilità che noi cerchiamo di avere. Questo non è affatto scontato, penso che sia un elemento di distinzione importante rispetto anche all'offerta del prodotto sul mercato e quindi è sicuramente un'attività sulla quale ci troveremo a lavorare nei prossimi mesi affinché anche la forza vendita sia coinvolta in questo percorso virtuoso, diciamo, di produzione del vino.
Quindi non mi resta che invitarvi in cantina, sicuramente tutto ciò che abbiamo accennato sarà un piacere appena sarà possibile condividerlo insieme. Come vedete, questo è il nostro tavolo di degustazione che mette insieme il nostro agronomo, i nostri enologi, i ragazzi che lavorano in cantina, quindi siamo un bel gruppo e questo è sicuramente un elemento utile anche a raccogliere sensibilità diverse e a condividere anche in azienda il percorso che abbiamo iniziato. Grazie. Bene Giovanna, immagino che tutti noi abbiamo col pensiero desiderato poter venire intorno a quel tavolo il prima possibile, perché per poter avere una modalità anche di dialogo, di lavoro intorno a questi temi, che sia una modalità anche più così, conviviale, insomma, visto che questi webinar sopperiscono al momento, ma senza dubbio ci lasciano un amaro in bocca, invece dovremmo magari gustare qualcosa che ci dia sensazioni diverse. Allora io le presentazioni sono finite, è quasi inutile commentare o sottolineare quanto l'azienda per la Delgara, quanto Giovanna abbia sottolineato, da quanti diversi aspetti stanno affrontando le diverse sfide, le diverse opportunità che portano l'azienda a essere un territorio, un terreno e un caso anche molto utile per l'intera iniziativa Around the Ground. Prima di esprimere un paio di parole, volevo semplicemente invitare le persone che hanno avuto la pazienza e spero anche l'interesse di accompagnarci in questo incontro. Se qualcuno vuole porre domande o altre cose, potrà usare la chat, oppure se vuole può semplicemente attivare il microfono. Prima di vedere se ci sono appunto domande o comunque se c'è una parte per chiudere, ricordo quali sono alcuni dei prossimi passi di Around the Ground, che sta ovviamente continuando nella sua strada. I prossimi passi non sono solo, tra l'altro, la chiusura di questi progetti che senza dubbio potranno avere ulteriori evidenze. Uno dei prossimi passi vorrebbe proprio essere quello di una visita che immagino sarà stavolta ancora virtuale, ma che andremo a organizzare a breve o comunque nell'arco di poche settimane per dare testimonianza, insomma, ancora più precisa degli impatti finali dei due progetti Vite 4.0 e IoT Agri, anche sempre chiederemo la cortese disponibilità di Giovanna per poter darci una mano nell'istruire questo. Un altro passo importante, lo devo testimoniare, dovuto anche questo alla iperattività di Fasternet, che insomma che non si ferma, ma che corre dietro a tutte le opportunità, che anche tra l'altro la buona intelligenza di accompagnarsi con dei buoni partner, voglio dire che c'è stato un ulteriore passo, un ulteriore finanziamento, per quanto non grandissimo, ma comunque significativo, riconosciuto a questo progetto da Union Camere, che non molto tempo fa, un paio di mesi fa, insomma, ha riconosciuto la valenza di queste attività, assegnando un progetto, un finanziamento a Fastnet che stiamo mettendo in campo con il supporto anche dell'Università di Brescia e ovviamente con la collaborazione dei diversi partner che hanno presentato oggi, da Stefano Toninelli a Giovanna Prandini, per cercare ancora di entrare maggiormente nell'ambito, diciamo critico e importante dell'utilizzo di questi dati. Quindi questo è un progetto, questa è un'iniziativa, questo è un settore che trova evidente attenzione da parte di diversi enti finanziatori. Ripeto, l'ultimo in ordine di tempo è Union Camere Lombardia nell'ambito dell'iniziativa SI 4.0. Come già abbiamo accennato all'inizio, ci siamo tanto interessati al tema all'interno di Around the Ground, tanto che la partnership ha prodotto ulteriori opportunità di ricerca di finanziamento, stavolta non più in ambito lombardo, ma in ambito europeo. Quindi il programma e il progetto è stato menzionato in un paio di occasioni all'inizio, lo voglio solo ricordare in sede di chiusura. Ci siamo candidati assieme sempre agli stessi attori che ruotano intorno al Round the Ground presso la Commissione europea e in particolare presso il programma LIFE, che è uno dei programmi storici della Commissione europea che sostiene le attività ambientali, che è già stato rifinanziato con 5 miliardi di euro, che vede diversi nostri attori, noi anche, dei
devo dire, molto attivi e anche con un buon successo nell'ottenimento dei finanziamenti, un successo che speriamo di replicare anche all'interno di questo progetto importante, che tra l'altro ha visto anche la partecipazione diretta del Comune di Brescia, oltre anche alle diverse realtà che già sono state menzionate, che ruotano intorno al Around the Ground, e che ha un'ambizione anche molto più alta in termini di investimenti, in termini di analisi, in termini di volumi e significatività dei dati da acquisire. Quindi, insomma, diversi partner che si sono impegnati nel round the ground per dimostrare, testare, installare, analizzare dati, asservire a un mondo molto interessante come quello della produzione agricola, sfruttando il meglio delle componenti e degli approcci tecnologici con una visione di lungo termine, quella che Giancarlo Turati, insomma, ci ha spiegato all'inizio, quindi una visione che ponga le basi perché sia continuativa, sostenibile e soprattutto aperta a qualsiasi ulteriore sviluppo che la tecnologia potrà donarci. Io ho lasciato un attimo di tempo, mi sembra che o abbiamo addormentato i nostri ascoltatori o siamo stati efficaci. Vedo qualche commento che ringrazia per l'opportunità. Non vedo domande specifiche, quindi a meno che qualcuno voglia aprire il microfono, lascio questi 2 o 3 secondi per poterlo fare. Se così non è, io direi che sono certo che almeno per noi è stato un incontro molto interessante, molto utile e soprattutto che testimonia un nuovo sviluppo che andremo tutti insieme a supportare in modo ulteriore. Quindi per noi è importante questo ambito e sono sicuro che lo è stato per tutti. Ringrazio ovviamente i relatori che hanno prestato, che ci hanno prestato il loro tempo, investito il loro tempo per raccontarci questi interessanti sviluppi e lo ripeto ancora, ci vediamo al prossimo appuntamento di Around the Ground, quindi in termini molto brevi per dare continuità a questa iniziativa. Ancora una volta vi ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. A presto. Grazie a tutti, alla prossima. Buonasera. Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Sì.